L'artista che stiamo per incontrare e conoscere utilizza legno e pietra per realizzare i suoi capolavori e ci dimostra come la natura spesso si dona con delle forme stupefacenti e talvolta tortuose al medesimo tempo. Nella nostra frenetica quotidianità siamo incapaci di cogliere l'umanità di talune sue forme, incapaci di vedere ali nella curva delle foglie. Ed è invece proprio nella natura che Giuliano La Molinara, questo artista, scorge e scopre forme antropomorfe, e nella natura che il suo solitario passeggiare incontra l'universalità e l'urgenza di raccogliere e trasformare legni, pietre e fogliami. Si fa allora necessità di rendere intellegibile a tutti la meravigliosa e incantata natura che ci circonda e che si dona senza riserve. Necessità di incidere allora pietre che hanno i volti ora del mito, ora di universi femminili, ancora del sogno. Come e quando nasce questa passione? Ecco, come dice questa scritta che ho voluto aggiungere in fondo al Depliante, l'arte ama il caso ama l'arte. Cioè, diciamo che sono diventato artista per caso. Legno e pietra sono le uniche forme di espressione? Non le uniche, ma le preferite sicuramente. Tra l'altro un artista autodidatta, questo è importante. Questo è sicuro. Autodidatta, ma proprio al 100%, perché io mi costruisco anche gli attrezzi con cui lavoro, quindi non è che reperivo quando ho cominciato sul mercato con queste, non ne sapevo niente, capito? Da autodidatta e mi sono arrangiato con dei pezzi d'acciaio. La pesante matericità della pietra e talvolta quella del legno diventano linea curva del pensiero, immagini intraviste e svelate. Giuliano La Molinara, nel suo paziente scolpire e levigare, rivela carattere ed identità delle forme che incontra. Autodidatta dell'arte, ma con una formazione scientifica di base, si accosta all'osservazione della natura con metodo analitico e curiosità infantile. Capivo, perché ho lavorato nell'industria, quindi conoscevo almeno alcuni materiali, acciaio. Per cui ho cominciato con questi materiali, con questi attrezzi qua, poi man mano ho imparato anche a costruirli, gli attrezzi. Quanto tempo si impiega per realizzare un'opera come legno, pietra? Beh, questo dipende senz'altro dalla grandezza, però non sempre, anche certe volte certi pezzi piccoli richiedono apparentemente, anche se il pezzo è piccolo, non sempre vuol dire che ha richiesto poco tempo. A volte richiede molto tempo, anche poi non ha quella visibilità che ha un pezzo grande. Però ecco, diciamo, con i pezzi grandi che hai visto, sicuramente avrai filmato, certi hanno richiesto anche un mese e mezzo di lavorazione, anche due. I tronchi d'ulivo secolari sono motivo di riflessione, di studio, e dunque il legno e la pietra diventano subito i suoi mezzi di espressione. La ricerca e la sperimentazione sono continue, le forme sempre nuove e sempre leggere. Lo scultore si ispira alla definizione michelangiolesca, secondo cui la scultura è già dentro la pietra. Basta levare il materiale per arrivare alla forma e il risultato è quello di volti fortemente espressivi. Dagli anni 90 Giuliano La Molinara si orienta con slancio plastico nuovo e vigoroso alla figura umana femminile, riducendo drasticamente volumi e dimensioni, colora le sue sculture, tenendo a forme sempre più essenziali e dinamiche, si accosta pure a nuovi materiali quali resine e i metalli, ed ecco allora nascere la fortunata serie delle Priscille, danzanti silhouette colorate e leggere. Dopo la Villa Comunale di Roseto, stai pensando ad un'altra mostra? Dovrei pensare in grande, ma vediamo come funziona, come va questo, vediamo se avrò degli agganci, delle cose, perché io avevo fatto già una mostra qua, ma molto tempo fa, poi ho fatto qualcosina in giro, poi mi sono fermato perché ho avuto problemi a casa, e adesso ho ricominciato qua, diciamo, fra virgolette, alla grande, perché ho esposto molti pezzi, quasi un'antologica si può dire. Per cui vediamo cosa accade. I suoi ingredienti principali nell'arte sono forza, intensità ed eleganza nelle sue sculture in legno e pietra, che raccontano di cura paziente, di dialogo rispettoso con la natura che, raccolta, levigata e scolpita, vive una nuova vita.